mentre l'acido ialuronico non è normale, è compromessa. Acidosi stangica, quando i protoni, non vorrei rompervi l'apparato sessuale, ma quando i protoni non riescono ad entrare nell'ETC, Electron Transport Chain, e nei complessi 1, 2, 3, 4 liberano energia, ma questi protoni, ad opera delle uncoupled proteins, vengono trasportati fuori di questo spazio all'esterno, c'è acidosi e non c'è ATP, ce n'hai meno. Così sintetizzando la faccenda. Ci vuole pazienza. Comunque, ovviamente, in questi soggetti dalla nascita c'è il segno di sclerosi positivo. Tu non te ne frega niente, tu grigo calice, quello che faccio io per divertirmi, che sono in pensione, devo fare qualcosa, devo occupare la giornata. E in questo caso vedremo cosa fare. Nel terzo stadio l'iperinsulinemia e l'insulina resistenza va aumentando, ma non ci vuole l'intelligenza di Einstein a capire che se dal grico calice ci ritroviamo la sostanza fondamentale amorfa alterata dai gags che arrivano lì a partire dalle cellule che vi ho detto prima, questa idrofilia dell'acido ialuronico diminuisce, il rapporto band water-free water si abbassa, il tessuto che circonda i vasi si irrigidisce e sti chi lavorano meno bene. E se lavorano meno bene, da una parte abbiamo dell'ATP, dei mitocondri che fanno meno ATP, dall'altra ci mettiamo un microcircolo che porta meno materia, informazione, energia, il risultato è certo. Poi udito udite, esce De Fronzo che trova il prediabete perché ha visto che un giorno di mattino l'insulina, la glicemia non era sotto i 126 ma 126 e mezzo, tutte bellinate, lì i vasi sono già alterati. Quando vede questo i vasi sono già colpiti, perché i vasi sono colpiti, la microangiopatia c'è alla nascita sotto forma di rimodellamento microcircolatorio. Il rimodellamento microcircolatorio, e ne parlano adesso, poi fra 10 anni lo porteranno a conoscenza dei mass media e tra 20 ne parleranno i medici, perché gli ultimi a saperlo poi sono i medici, no? Certo. E così, non lo so perché. Allora, ricordatevi bene cosa vi dico, ma io lo dicevo 40 anni fa, nessuno mi contraddice. La microangiopatia diabetica non è diabetica, perché lupus et agnus poteva scriverlo Fedro perché scriveva delle poesie per i bambini deficienti. Ora ve li immaginate che l'agnello è sopra e il lupo è sotto. E sta agnello deficiente rompe i coglioni al lupo che sta sotto dicendogli inquini l'acqua. Era già uno dei primi verdi che erano qui. Il lupo che un po' aveva già mangiato ha lasciato perdere. Poi quando gliel'ha rotti se l'è mangiato l'agnello. Ma tu sei di sopra e il lupo è di sotto. La microangiopatia di Dizze, funzionale microangiopatia, che poi è danese, scriveva anche in tedesco, anche io sono italiano, functional microangiopatia, ma ci sono prima del diabete. Il diabete è un fattore di rischio e la Canadian Medical Association Journal ha pubblicato uno scritto dove dico in italiano, perché non mi viene adesso di ricordarmi, senza il reale rischio di CAD, tutti i 300 fattori di rischio, 300, ma mi sembrano troppo, tutti i 300 fattori di rischio, innocent bystanders, sono degli innocenti spettatori. Non fuma uno per il pericolo di tumore di cancro polmonare, ma se non c'è il terreno oncologico, testa di papavero cinese, potrà venirgli il diabete se c'è la costituzione di diabete. E a questo proposito vorrei dirvi una cosa. Ho dato dei delinquenti a chi usa attualmente le cellule staminali e nessuno ha reagito, perché ci sono dei bei soldoni in giro. Perché quando tu inietti cellule staminali per curare uno di diabete, ma non sai che quelle cellule staminali veicolano un terreno oncologico, vengono fuori dei bambini leucemici, descritti in letteratura. Oppure sto corotti c'ha 15 anni.
e non è una medicina da rinnovare. E oggi non viene nessun giornalista qui e vanno a vedere la porno diva, che ci sarei andato anch'io, ma un altro discorso, per vedere, perché 80 anni vai per vedere, per guardare. Mettiamola a sorridere, che è meglio. Se non domande per se... Allora, riepilogando. Noi per fare la prevenzione primaria, che non è mai stata fatta, nessuna persona onesta, laureata in medicina, può venirmi a dire che è esistita la prevenzione primaria del diabete. Come fai a fare la prevenzione primaria di una malattia se non sai dividere la popolazione del mondo in due parti? Da una parte che può essere colpito, adipose, Luca Bertiello, docente di filosofia, devo stare attento, perché poi mi riprende. Se faccio delle citazioni sbagliate mi frega. ABS ad posse non lice tilazio, critique der reinen Vernunft, Kant. Volevo dirti Hegel per farti incazzare, ma non ce la fa. Allora, noi possiamo nel 2050-40 eseguire la prevenzione primaria del diabete per la prima volta, avendo queste conoscenze che vi ho detto. Perché la linea di demarcazione che divide la popolazione è la Costituzione diabetica. Io non ho la Costituzione diabetica, l'ho già detto anche in presenza del manager dell'ASL 4, Cavagnaro, si è messo a ridere, ma fatti i complimenti se l'hanno. Io, da quando ho avuto l'infarto, data l'azione associata tra mia moglie e Anna Gentile, dottoressa qui presente, cardiologa bravissima, che mi sopporta per quello che dico così, avrò fatto 50 glicemie. Ma dico, ma datelo un povero Cristo il mio sangue. Povero Cristo, perché se ci danno il mio sangue, quello lì dura poco. Ma perché mi fate la glicemia che non ho la Costituzione? Ma io temo il giudizio dei posteri, ai posteri l'ardo sentenza. Io non ci sarò più, ma mi incasso nella tomba se dicono che erano tutti dei deficienti. Oh no, non erano tutti. C'era qualcuno che era un po' più degli altri, ma per un altro motivo. Quando tu hai separato la popolazione, che non diventa 50-50, il terreno oncologico in Liguria, questo peso di Liguria, chiuderanno anche il cantiere per farci le villette, ditemi voi, roba da scendere tutti in piazza, va? Lasciamo perdere. Colpisce il terreno oncologico il 33% degli individui. E perché rompete i coglioni a chi non ha terreno oncologico facendoli fare il PSA, che poi viene positivo se c'è stata una prostatite, se c'è un adenoma? Ma vi dico ancora un'altra. Io ho scritto 3 articoli. Uno era difficile, basi epistemologiche della semeiotica biofisica. Allora, la semeiotica biofisica è diventata quantistica nel 2008. Il secondo è diagnosi clinica di meningite. Il terzo, linee guida mie non dettate dalla Big Pharma nell'adenoma prostatico. Sapete benissimo che operano uno di adenoma prostatico, lo rioperano perché hanno trovato che c'è un tumore. L'ordine dei medici di Genova, non mi viene il nome per una questione freudiana del presidente, mi ero messo in testa di ricordarlo, poveretto, che pena. E Ferrando, il vicepresidente, poi mi farà anche il nome, Bartolini, dottor Bartolini, presidente dell'ordine, ma cosa ci sto a fare nell'ordine dei medici? Perché mia moglie si turba, non vuole che vada via. Ma perché devo dare 100 euro ogni anno a della gente come quei due lì? Hanno pubblicato i 3 articoli, l'hanno oscurati dopo 3 mesi. Io ho chiesto del perché, articoli che sono già in tutto il mondo, col segno di Massù, con un vecchio medico di qui, mi hanno detto che è una questione tecnica. Se permettete, vi mando mio nipote in 24 ore. Mi hanno detto che veramente la questione, che poi sono passati degli anni, fanno pena, fanno schifo. Fanno schifo, mia moglie mi dice: attento, ti portami in tribunale. Tribunale, io esco, dopo ci rimango. Rinascimento della medicina, io ormai sono, ma voi altri giovani, lottate, vi ricorderanno, non erano tutti dei deficienti, c'era un gruppo che si è riunito a Riva, che sono stati rovinati da una porno diva, diciamolo pure francamente, perché ci ha portato via gli Hörer des Wortes, uditori della parola, come direbbe un teologo tedesco, Rainer
attenuati, non lo amiamo tanto, io e Luca, andiamo avanti. Come faccio a vivere? Definizione semeiotica, biofisica, quantistica degli avete venito di produrre. E qui c'è tutto quello che ho cercato di dirvi, non so se chiaramente, vero? Patologia e redo costituzionale nel 1960. In Italia Buturini, che mi stimava forse perché non mi conosceva bene, allora mi stimava tanto, bravone, grande clima di Parma, Buturini, Parma. A Torino la scuola di Togliotti, il clinico, con il discepolo, poi diventato maestro, grande maestro, Lenti, era uno dei baroni, ma baroni se l'umanità, anche lui mi voleva un bene della Madonna, letture magistrali, finivano in questo baraccone da circo, della medicina, tutti applaudivano, e poi dicevo, non si domanda, no, lettura magistrale, non sapete cosa facevo io? Con Neri Serneri, altro barone, ma mi voleva bene, devo dire, grande clinico, alzavo la mano, ma cosa fa lui? Come si permette? Chi lo conosce? Ma... però loro capivano che io avevo qualcosa da chiedere, era divertente, mi facevo tanto lì. Io nella vita ho sofferto, ma anche sorrisi e lacrime, no? Poi quando finivano, ora un popolo, venivano da me a chiedermi cosa diceva. Cosa voleva chiedere? E il professore, a Neri Serneri, ha parlato delle prostaglandine che allora erano di moda, una parecchia di saranno forse scomparse, desaparecito, non lo so, non ne parla più nessuno. Professore, scusi, eravamo a Bellagio, parla di prostaglandine come se fossero dei Matusalemme. A me risulta che vivono poco. Hai ragione. Andiamo avanti. Allora, la definizione, lo dicevano allora, nel 1960. Patologia, credo, costituzionale. Mi segue male, mi caggio male. Ma non l'hanno sentito, chi è quelli di Torino che dicono queste sciocchezze? Vabbè. Il cane dipendente è trasmesso dalla madre, e se c'entra il mitocondrio, il padre c'entra poco. Con precoce, 5 anni figlio, segni ovviamente semeiotici, biofisici, quantistici, perché se no non te ne accorgi con nessuna macchinetta, mesenchimo patica. L'istangiopatia, non sono microangiopatie, sono istangiopatie, il vaso è quello che c'è di in giro, microangiopatica e insulino recettoriale, il glicocalice. Successivamente, e intanto passano 30 anni, dismetabolica e ormonale, e anche gli scolaretti di Gregory Bateson riconoscono culline diabetico, grazie. Sono rovinato, mai capito. In individuo positivo e costituzione diabetica e dislipidemica. E qui c'entra il grande Joslin, l'americano diabetologo famoso, ora c'è la clinica Joslin, dove sono, se ne intendono. Lui diceva, il diabetico nasce come un dismetabolico, si ammala per dismetabolismo lipidico e muore per le complicanze, come gli intendeva lui, micro macrovascolari, e ci è tenuto da sé. Adesso hanno scoperto le statine, allora sono tutti diventati costruttori e distruttori. Sono meccanici, prendono e sostituiscono il pezzo. Ma perché hanno scoperto le statine. E ve ne dico una, che qui è storia, è documentato, è roba da galera. D'altra parte uno dice i magistrati possono sbagliare, non pagano mai, no? Allora, non ricordo che anno, a Merano, a un congresso internazionale, io ho portato un lavoro che è stato pubblicato su Epatologia della società editrice Universo, dove dicevo che dal momento che le statine, poi è uscita la cerivalsatina, le statine inibiscono la beta idrossimetilglutaril CoA ridutasi, inibiscono sì la sintesi del colesterolo, che poi l'antitipia del colesterolo, perché non conosco i reali rischi. E che me ne frega del colesterolo se non c'è dei reali rischi? Inibisce anche il braccio lungo del CoQ10.